Ben arrivato qui tra noi. Grazie, buonasera. Abbiamo tanti. Abbiamo tanti privilegi a Romena, e uno di questi è di avere l'amicizia di alcuni testimoni speciali del nostro tempo. Quando tu sei arrivato qui la prima volta, è stato un amore a prima vista fra noi, Tolentino, tra Tolentino e Romena, e da allora si è creata una vicinanza costante. Tolentino, cardinale Mendoza, è una delle figure più importanti del panorama culturale portoghese. È uno scrittore, è un poeta ed è insieme, tutto unito, un uomo di fede, un uomo di chiesa. E quindi per noi è stato bellissimo il suo sguardo innamorato di Romena non appena è arrivato qui. E così oggi è qui con noi, resterà per fare un percorso di alcuni giorni insieme ai religiosi. Ci sembrava bello oggi cogliere l'occasione del suo arrivo per stare un po' con lui. La foto che abbiamo visto un attimo poco fa e che ora cerco di riproporvi conteneva questa battuta. Siccome Tolentino in Portogallo è conosciutissimo, amatissimo, allora i portoghesi che arrivano a Roma non vanno in Vaticano dal Papa, ma vanno in Vaticano a trovare Tolentino. E José Mourinho, l'allenatore della Roma, come suo primo pellegrinaggio in città, è andato a trovare il nostro Tolentino ed è stato sicuramente un incontro speciale. Questo per dire anche il valore della persona che abbiamo accanto, accompagnato però da una straordinaria semplicità. E prego. Su Mourinho penso essere interessante poter condividere questo. Io e lui, io amo il calcio, ma guardandolo in TV, non è che non sono un praticante, ma io e lui abbiamo un maestro comune che è stato un filosofo, suo professore di filosofia alla scuola di motricità umana, e che lì in Portogallo non scrive in una rivista scientifica, ma scrive in un giornale sportivo. E questo uomo, che si chiama Manuel Sergio, ha fatto una vera rivoluzione nella mentalità, nel modo di guardare il sport, il calcio, il movimento umano, che lui dice è un movimento intenzionale. E perché lui dice questo? Non ci sono persone che fanno i gol, non ci sono gli atleti che fanno i gol, dietro c'è sempre la persona umana. E allora questo filosofo ha passato a Mourinho e alla sua generazione la comprensione che nel centro c'è sempre la persona umana. E per essere un vero allenatore, prima di tutto si deve conoscere in fondo l'umanità di ognuno, curare quell'umanità. E quando si ha questo rapporto con l'umanità, si riesce a ritirare di ognuno il suo meglio. E quella è la lezione di Mourinho. Grazie. C'è molto di più, come vedete, di quello che appare guardando una partita di calcio oppure sopportando sempre più a fatica le ore e ore di commenti che si hanno su un movimento, su un momento agonistico. Ma invece di correre dietro a un pallone, io vorrei cominciare questa nostra breve conversazione facendo una passeggiata. Anzi, permettendo a te di continuare la passeggiata che hai fatto oggi, appena arrivato qua. So che hai detto a Don Luigi, voglio stare a Romena, voglio stare con la gente, voglio muovermi, assaporare un po' la natura, sorseggiare magari qualcosa di fresco davanti al nostro punto ristoro. Tolentino è responsabile dell'archivio della biblioteca di Santa Romana Chiesa nel Vaticano, è un ruolo importantissimo,
ma la compagnia dei libri è una compagnia molto bella, alla quale però va associata la compagnia delle persone, della natura. E oggi immagino tu abbia goduto di poter avere questo tipo di contatto. Ecco, vorrei entrare nel flusso di pensieri di questa camminata e sapere a cosa hai dedicato le tue riflessioni mentre ti muovevi qui intorno a Romena. Quando uno esce dalla città o esce dalla sua vita ordinaria, abituale, e arriva a questo paesaggio del Casentino e qui a Romena, la prima impressione, almeno per me, che è un'impressione anche fisica, perché noi siamo corpo, è l'esperienza dell'aperto, dell'aperto. E l'aperto è tanto, è un respiro più ampio, il sguardo che può correre senza trovare gli ostacoli, è anche un silenzio che viene. E dopo si capisce le voci sussurranti che ci stanno accanto, che sono quelle della natura, dei nostri compagni, che sono le erbe. Un grande poeta americano, Walt Whitman, diceva: io non capisco gli atei, perché un rospo o un filo d'erba è un miracolo talmente grande di riempire la testa di un ateo di dubbi. Infatti c'è una testimonianza di infinito in un filo d'erba. Ma quando passeggiavo lì all'aperto, è anche ritrovare l'amicizia. C'è nell'amicizia una lentezza, la vita diviene più lenta, perché noi vediamo con altri occhi, tocchiamo in un'altra forma. Un'amica di Romena mi ha fatto questa domanda: ma sei abbracciabile? Che è una domanda che non mi aspettavo. Certo, ogni essere umano è abbracciabile, ma una domanda che mi ha restituito la coscienza di me stesso, e quello soltanto un ambiente amico come quello che troviamo a Romena ci dà, e ci dà con la profondità, la semplicità che noi associamo alle vere amicizie. Tolentino, non è scontato, non è più scontato trovarsi in una sala piena di gente, anche se con le mascherine, non è più scontato incontrarsi e stare insieme. Un altro grande nostro amico, Luigino Bruni, ci diceva alla fine di questo periodo di 2 anni di Covid, fine ancora parziale, cioè, dobbiamo tenere presente che questo vuoto relazionale di questi 2 anni, quello che ci è mancato, non dobbiamo dimenticarlo, ma dobbiamo averlo sempre davanti a noi, perché ci ricorda il valore di ciò che possediamo, il patrimonio indisponibile per molto tempo e ora ritrovato degli incontri. Ecco, è questa una delle grandi e potenzialmente positive conseguenze di questa esperienza del Covid. Qual è il tuo bilancio di questi 2 anni? Io stavo ascoltando quella bella canzone che ha concluso il concerto, che è un inno bellissimo alla vita, Gracias a la vida, che è stato composto da Violetta Parra, una grande, grandissima autrice cilena. Questa è stata la sua ultima canzone e il suo testamento, perché poco dopo lei si è suicidato. E questo è incredibile, perché in questa canzone
tutti noi ritroviamo la forza, la passione, l'emozione che vivere significa. Ma siamo fragili, noi umani siamo fragili, abbiamo tanta sede di luce, ma anche portiamo in noi un'ombra, una fragilità, una paura. Per questo abbiamo bisogno di essere confermati. Ognuno di noi ha un bisogno profondo di conferma, di essere confermato nell'amore. Io voglio chi tu sia, io so chi tu sei, io ti amo, io ti voglio bene, io sto accanto a te, tu non stai solo. Quelle sono parole fondamentali, perché noi siamo fragili. Guardate, allo stesso tempo siamo capaci di scrivere la canzone più bella del mondo, per me è una delle più belle del mondo, e allo stesso tempo possiamo sentirsi le persone più sole, più insignificanti, meno amati della storia. Per questo dobbiamo vivere le tappe della storia con una coscienza forte, reale, di quello che siamo, e sentire quello che il Papa Francesco ha ripetuto in questa pandemia: siamo tutti nella stessa nave, nello stesso barco, non siamo soli. Per questo, alla fine di questa pandemia, penso, siamo tutti provati di quello che non abbiamo vissuto. È vero, il non vissuto ha un peso, ha un costo esistenziale. Non toccare, non salutarci, non visitarci, quello è un peso esistenziale, è un vuoto, è qualcosa non accaduta, ma che è una ferita in noi. È importante avere questa coscienza e aiutarci a proteggere l'umanità, la nostra umanità e l'umanità uni degli altri. Noi viviamo in un mondo fragile, noi non siamo onnipotenti, non siamo onnipotenti. Questa coscienza è stata molto visibile, si tocca con mano in questo periodo della pandemia. Ma dire questo è dire anche la speranza necessaria per affrontare la vita nella sua difficoltà. La vita è difficile. Vivere è un mestiere difficile, esigente. In alcune tappe della nostra vita, della storia, ancora di più. Io penso molto a una scultura, un'opera d'arte di Rodin, lo scultore francese, che si chiama Cattedrale. E lui è riuscito a costruire una cattedrale con due mani. No, la mano destra e la mano sinistra, ma con due mani sinistre, vuol dire due persone che si trovano, e quando si trovano e si danno le mani fanno una cattedrale. Se mi domandano qual è l'immagine dopo questa pandemia, io penso dobbiamo imparare a costruire nel quotidiano cattedrali. Fate così, fate dell'incontro delle nostre povere, fragili mani. Grazie. Già prima Letizia ha evocato, attraverso il straccio bianco di Emergency e la canzone Il disertore di Boris Vian,
il tema di oggi, il tema che ci attraversa, che non ci fa dormire, la grande preoccupazione per quello che accade a poche migliaia di chilometri di distanza da qui. La parola guerra che risuona con un suono molto sinistro nelle nostre vite. Rispetto a questo momento, Tolentino, qual è il tuo pensiero? Il nostro pensiero va prima di tutto per le vittime. Noi sappiamo che le guerre non hanno vincitori, soltanto hanno vinti. C'è una poesia di Bertolt Brecht che dice così: alla fine di una guerra c'è il popolo dei vinti che passa fame, il popolo dei vincitori che fame passa. Allora il vinto è sempre l'uomo, l'umanità. L'umanità, e è a quell'umanità colpita dell'atrocità della guerra che va il nostro pensiero. Ma come cristiani, donne e uomini che cercano una verità, un senso di pace, noi dobbiamo anche credere nel cammino della non violenza. Dobbiamo in quest'ora sentire l'appello a disarmare il nostro cuore, a disarmare il nostro cuore. Perché tutte le guerre non cominciano in una frontiera geografica, cominciano in un cuore, cominciano in un cuore in tutto simile al nostro. Per questo in quest'ora c'è una grande responsabilità di diventare artigiani, costruttori della pace nel nostro piccolo, perché è lì che veramente la nostra coscienza di una cultura di pace si fa viva. Stare accanto a tutti quelli che soffrono, a questa guerra, a questa invasione, come dice Papa Francesco, insensata e sacrilega, perché non esiste una guerra santa. Tutte le guerre sono sacrileghe, sono contro Dio, perché sono contro le persone umane. In questa ora è un'ora che dobbiamo unirci nella preghiera, nella capacità di accoglienza, di stare accanto ai rifugiati e di continuare a esigere la pace, un mondo dove la pace non sia una utopia, ma sia veramente una realtà vissuta. E in questo momento, in questa guerra terribile in Europa, ma in tutti i conflitti disseminati in questo nostro mondo. La prossima domanda è contenuta dalla foto che hai alle spalle. Il Papa, quando cominciò il Covid, fu protagonista di quel gesto meraviglioso, la preghiera da solo nella piazza San Pietro deserta. In questo caso il Papa ha scelto queste due donne, delle due parti in guerra, ha scelto questo gesto. Vorrei che tu, con la tua anima di uomo, di poeta, di uomo di fede, ci raccontassi quello che ti trasmette questa immagine. Nel centro sta la croce. E veramente dobbiamo guardare la croce, guardare questo Cristo che offre se stesso, che sceglie essere lui la vittima. Quello è il cammino della storia. Lui non vuole essere l'aggressore, preferisce subire la sofferenza. E questa è una svolta, perché è molto facile dare la colpa agli altri. E Gesù accetta, offre se stesso. E quello per noi
è la porta di una nuova cultura, di un nuovo modo, di una nuova visione della storia. Accanto alla croce stanno queste due donne, e la donna è una figura di pace, una figura di pace. Un mondo visto per gli occhi delle donne è un mondo forse diverso del troppo maschilismo che domina questo mondo. E per questo le donne, che sono figure di compassione, che curano i figli, che curano i malati, quelli che sono lasciati indietro, le donne sono veramente una sorta di sensori dell'umanità, sensibili all'umanità. E quello è una porta di speranza. Noi non smettiamo di dialogare, di camminare uni accanto agli altri, di vedere l'altro non con l'ostilità, ma il dramma di una guerra è che la guerra non finisce, o non finisce subito, perché alle volte sono necessarie generazioni per finire quella guerra, per finire le ferite che la guerra ha provocato. Quanto tempo si vuole per dimenticare, per perdonare, e questo è un spreco. Che la figura di queste due donne che hanno accettato stare una accanto all'altra sia per noi un'icona di speranza, della fragile speranza di questi giorni bui. In questo momento sembra sia sparita dall'attualità quotidiana la parola incontro, negoziato. L'unica persona a livello mondiale che cerca ogni giorno di ricordare il bisogno di approdare più rapidamente possibile alla pace è Papa Francesco. Tolentino è arrivato a Roma chiamato direttamente dal Papa, che aveva incontrato durante un cammino di esercizi spirituali che aveva guidato proprio alla vigilia di Pasqua, ed è una figura molto vicina a Papa Francesco. Quindi vorrei sapere come il Papa vive questa fase e in che modo possiamo essere vicino al suo percorso di richiesta reiterata, quotidiana, di cessare le armi. Noi lo ascoltiamo tutti, perché quello che lui dice a casa, dietro le quinte, è quello che lui dice dalla finestra e alla celebrazione. È una voce infatigabile per la pace, per l'umano, e lo vediamo tutti provato, amareggiato, portando su di sé la sofferenza. Mi ricordo quando lui è andato al bambino Gesù a visitare i bimbi ucraini che sono arrivati feriti, la sua sofferenza, i suoi occhi. Quando questa giornalista della RAI gli ha domandato come vivere il venerdì dell'umanità, il venerdì santo, la passione dell'umanità che è questo tempo di guerra, il suo minuto di silenzio, il suo volto che diceva mille parole, ma la nudità del suo volto, il suo silenzio traduce perfettamente quello che gli va al cuore. Per quello è bello e profetico ascoltare Papa Francesco, che veramente io ho un'amica agnostica che le dice lui
è l'unica voce umana in questo momento, e veramente è una voce del Vangelo, è una, per noi è una voce del Vangelo, è Vangelo vivo, ma è anche una grande voce umana che ricorda a tutti con coraggio, perché la sua parola è una parola coraggiosa, una parola frontale, senza ambiguità, ma è una grande parola umana che ci ricorda a tutti il valore della pace, il valore dell'umanità, di quello che si gioca con la sofferenza, 5 milioni di rifugiati, tanti morti, tanta distruzione, tanta povertà, tanta sofferenza, a causa di che? Niente giustifica questo. E Papa Francesco veramente ci conferma a tutti in questo desiderio forte di pace. Grazie, grazie di questa tua parola, di questa tua vicinanza alla figura del Papa, che noi d'altra parte dal primo momento in cui è arrivato abbiamo sentito un riferimento fondamentale, e lo è ancora di più ora. Ultime due piccole domande per salutarci. Allora, siamo partiti da José Mourinho. Tu dovrai fare José Mourinho con i religiosi che faranno questo percorso da stasera per i prossimi giorni, che Roma dovrà fare un po' da allenatore. Allora, qual è la tecnica del mister per i prossimi giorni? Cosa proverai a trasmettere a questi uomini? Si tratta di uomini di chiesa, sacerdoti, suore, oppure persone molto vicine al cammino vocazionale? Qual è la... ci puoi anticipare che cosa ne farai fare? Non ho propriamente una tecnica, ho un segreto magico. Anch'io sono un religioso, vuol dire anch'io so cosa sente, cosa prova un religioso, e allora il mio ruolo è stare accanto, è essere ospitale, è dire qualcosa che aiuti ognuno a mettersi davanti allo sguardo pieno di misericordia del Padre. Perché è questo che un sacerdote, che un religioso, una religiosa hanno bisogno. Ha bisogno di questa consolazione, di questo sguardo di amore, di questa conferma della sua vocazione, della sua missione. Perché anche i sacerdoti, anche le religiose, sono donne e uomini feriti, stanchi, assetati, in ricerca, con bisogno di pausa, di ricostruirsi, di ascoltare una parola, di andare più in profondità, di entrare dentro di se stessi. Perché alle volte facciamo tante cose, ma ci manca l'interiorità, ci manca l'intimità con Dio, con noi stessi. E un tempo, un percorso spirituale è questa possibilità di provare un po' di primavera, un po' di primavera pascale. In questa primavera di cui la natura del Casentino e di Romena sono straordinarie in questo tempo, è un cercare insieme, perché è veramente insieme, cercare insieme questo soffio dello spirito che riaccende il fuoco sotto le nostre ceneri. Grazie Tolentino. Prima è arrivata, poi oggi mi fa le pizze il mio, vediamo se riesco a riproporla, se arriverà comunque, l'immagine di una nostra nuova pubblicazione, eccola qua, è arrivata finalmente, di cui volevo dar conto ai nostri ospiti di oggi, un numero speciale della nostra rivista che abbiamo dedicato all'esperienza
di Quorle e di Wolfgang. C'è un episodio molto curioso che voglio condividere con voi, che ci ha sempre fatto molto sorridere il San Tolentino, perché prima che lui venisse a Romena la prima volta, quindi noi non ci conoscevamo, noi sapevamo di lui, ma lui non sapeva direttamente, almeno pensavamo non sapesse di noi. In realtà Tolentino conosceva l'esperienza del nostro Wolfgang Fasser a Quorle. All'epoca lui era in Portogallo, quindi Quorle era arrivato in Portogallo, tanto che Tolentino aveva scritto un testo teatrale sulla storia di un non vedente che guidava delle passeggiate nel bosco di notte. Proprio il nostro Wolfgang, e questo spettacolo teatrale è andato in scena, portato in alcuni dei più importanti teatri portoghesi da una delle più grandi compagnie teatrali del Portogallo. Tutto questo avveniva prima che noi ci incontrassimo, è vero? Poi finalmente hai incontrato anche Wolfgang. Anche Wolfgang, ho avuto quello privilegio. Sapete che un scrittore, un artista, è un ladro, tra virgolette, di realtà, di storie. Possiamo inventare qualcosa, ma soprattutto possiamo ascoltare, cogliere, perché il mondo è pieno, le più belle storie stanno nella vita, sono in vissuto. E un scrittore deve avere gli occhi, gli orecchi, deve portare con sé un'attenzione. Sul giornale, sulla Repubblica, in aereo, ho letto la storia di Wolfgang. Era un articolo sul giornale e quello mi ha colpito intensamente. E arrivando lì ho scritto questa pièce di teatro sulla storia di uno invisuale che portava la notte nel bosco un numero di persone per fare un viaggio personale, di scoperta di se stessi. Sapete, in un viaggio spirituale tante cose accadono. Non è un viaggio, non è un automatismo, soprattutto in un viaggio noi ci esponiamo alle domande che stanno in noi stessi, e alle volte è molto duro fare un viaggio o fare esercizi spirituali o fare una pausa. Alle volte è un deserto, perché lì noi vediamo meglio le nostre fragilità, i nostri ostacoli, e alle volte è molto duro, vengono tanti dubbi, è una camera di echi. Allora in questo viaggio i personaggi provano sia la fatica di essere, sia le scintille di speranza. Io ho scritto questo testo teatrale che è stato rappresentato lì in Portogallo, è stato molto apprezzato. Ho dato altro nome al personaggio, che non si chiamava Wolfgang ma Wolf semplicemente, e avevo dimenticato tra virgolette romena, perché non sapevo nemmeno chi fosse. E qualche mese dopo, così dal niente, diciamo noi, perché c'è la provvidenza di Dio dietro le cose della nostra vita, mi arriva un'email di Orlandi mi invitando a visitare Romena. Loro non sapevano che io stavo già dentro di questa realtà. E noi abbiamo il sogno, speriamo possa diventare realtà, di pubblicare questo testo in cui si racconta di Wolfgang così vicino a noi. Per finire, Tolentino, questa è una comunità instabile di persone che si sono ritrovate in questi giorni di Pasqua qui a Romena. Ognuno riprenderà il suo cammino, lo dicevo all'inizio, ognuno ha bisogno di un po' di energia per ripartire. Allora, io vorrei che tu immaginassi
e rendessi concrete le parole, i pensieri con cui tu, che sei ormai dei nostri, che sei una guida spirituale per noi, con cui possiamo affidare tutte queste persone al loro viaggio di ritorno e alla loro ripresa del quotidiano da domani. La prima immagine che mi è venuta in mente, qualche anno fa io stavo in una conferenza, alla fine stavo autografando i libri che avevo pubblicato, e arriva un ragazzo inglese che si vedeva che non mi conosceva, ma vedeva quell'insieme di persone intorno a me e pensava: ma chi sarà questo? E lui è venuto e mi ha detto: guarda, io non lo conosco, ma vedo tutta questa gente intorno a lei. Si potesse di chiedere qual è la cosa che lei fa bene? Io mi sono alzato e gli ho dato un abbraccio. E questo, diciamo, volevo dare un abbraccio a ognuno di voi. In questo abbraccio, che è un abbraccio di un sconosciuto, vorrei soprattutto che ognuno avesse la certezza piena dell'abbraccio di Dio, che non è un sconosciuto, che ci vuole tanto bene, che ama ognuno di noi anche nelle nostre imperfezioni, perché Dio ci ama anche nella nostra fragilità. E ognuno sentisse con verità la conferma dell'amore di Dio, che non ci abbandona mai, che non ci abbandona mai. E che il nostro cammino di rientro a casa, al nostro mondo abituale, fosse un cammino adesso non percorso da solo, ma con la certezza di questo amore, di questa benedizione che fa di noi figli e figlie di Dio. E quello, diciamo, è la testimonianza che io posso dare, il consiglio che posso dare a ognuno è: crede, ma crede firmemente nell'amore di Dio per te. E quello mi ha aiutato molto la filosofa francese Simone Weil. Lei diceva: più importante che dire io ho fede in Dio e scoprire che Dio ha fede in noi. Dio ha fede in te. Torna in pace. Grazie. Credo che un grande applauso valga anche con un abbraccio che ti restituiamo. Grazie, Valentino Mendoza.